Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati. Continuiamo con questo secondo episodio riguardo i commenti sulla serie Giardini da Incubo. Avrete sicuramente visto la prima parte, vi lascio comunque il link nella descrizione del video e allora iniziamo subito andando a visionare ancora qualche clip del programma e commentandola assieme. Ecco qua, allora iniziamo subito, come di consueto indosserò le cuffie e andremo a vedere un po' di clip e a commentarle assieme. Iniziamo. Un nuovo giorno di lavori è iniziato e Andrea è alle prese con lo scarico del prato pronto. Ragazze, oggi si poda. Questa è una palma. Ok, prima di proseguire, adesso vedo che stava per iniziare un intervento di potatura. Avete visto che stavano movimentando dei rotoli d'erba. Quindi l'intenzione è quella di andare a realizzare un prato già pronto. Le vie per realizzare un prato sono due. La semina diretta in campo, ne abbiamo parlato in un video dedicato, quindi dobbiamo fare le lavorazioni, le concimazioni, presemina, seminare, rullare, quindi compattare il terreno ed irrigare. C'è tutta una serie di operazioni che porta via un sacco di tempo e che in generale però è più economica. Invece la scelta di andare ad acquistare questi rotoli d'erba già pronta è sicuramente più costosa perché questi rotoli hanno un costo, diciamo, non indifferente, però fa risparmiare dall'altro lato un sacco di tempo perché è sufficiente posizionarli e poi non c'è altro da fare se non qualche piccolo intervento. Quindi ecco, sono due scuole di pensiero diverse, io preferisco la semina. Non solo per risparmiare economicamente, ma anche per avere la soddisfazione di seminare in prima persona il prato. Vediamo adesso che intervento di potatura hanno intenzione di portare avanti. Nana, leviamo le foglie, sono un po' più secche, leviamo un po' di marciume e stiamo a posto. Ma i ragazzi non ci possono aiutare, anzi non mi No, possono il aiutare. giardino è il vostro. Basta con queste scuse. Ci Capito? siamo? Concreta? Iniziamo. La potatura della palma nana è cominciata, ma Micaela pare non sia ben disposta a collaborare. Però mi devi aiutare, eh? Io non pensavo fosse così, altrimenti, cioè, per me il giardino stava bene come stava. Immagino, infatti, ma posso dirti una cosa? Se tagli No, più non me la attaccata al puoi dire. tronco, almeno io Schifo. faccio qualcosa, ci provo. E io che cosa sto A te fa facendo? Non schifo sto qui con tutto? te io a fare le cose? Tagli una foglia ogni 20 minuti e ti sto dicendo di tagliarla Tu più pensi a attaccata fare al il tuo di tronco. lavoro che a fare il mio ci penso io, per favore. Continua a non farlo, vedi che sei sempre allo stesso punto? Vabbè, al di fuori del litigio e delle incomprensioni che regnano tra queste due ragazze, c'è comunque un intervento di potatura di una palma nana che è in corso di effettuazione. Ed è un intervento molto semplice, possono farlo veramente anche i principianti. Perché? Perché è sufficiente rimuovere le foglie basali o comunque le foglie rovinate secche e non c'è nient'altro da fare, quindi eliminare le foglie alla base della pianta che possono dar fastidio per la gestione del prato, delle uole magari sottostanti e stop, nient'altro. C'erano due banner comparsi durante la visualizzazione del video, in uno si parlava della potatura della palma proprio e nell'altro invece si parlava di lucidanti fogliari. Sono molto reperibili in commercio queste sostanze che lucidano le foglie, vengono usate molto spesso sulle piante d'appartamento per renderle più belle esteticamente, però sono dei prodotti pericolosi. Ora non approfondiamo molto il discorso, però come diceva giustamente, come veniva riportato,
possono andare ad occludere gli stomi, perché sono comunque delle lacche che vanno a far brillare le foglie. Le foglie hanno tuttavia delle piccole aperture, dette stomi, che servono per gli scambi gassosi, gli scambi d'aria con l'ambiente esterno. E se noi andiamo ad applicare queste lacche, rischiamo di occluderli e quindi di causare danno alla nostra pianta. Adesso non andiamo ad approfondire, però giusto per dirvi che quello che veniva riportato era un ragionamento corretto. Andiamo avanti. Il barone, la famiglia D'Urso e l'immancabile Matteo sono alle prese con la posa del prato. Oggi la posa del prato. Tu devi prendere questo stallatico e lo devi spandere qua. E tu aiutarti col rastrello a metterlo in maniera omogenea. Questo lo mettiamo qua. Ecco, bravo, premilo più giù, va. Ecco cosa mi serviva. Il frattazzo. Me lo vai a prendere gentilmente? Vai a prendere il frattazzo. Il frattazzo. Frattazzo in italiano. Un frattazzo in siciliano. È lo stesso che usano i muratori. Sì, sì, conosco la cosa dei muratori. Adesso inizia a stenderlo. Come la vedete che qua c'è un po' di avvallamento. Cerchiamo di prendere un po' di stallati. Fammi una cortesia, professor. Cerca di prenderlo così, vedi che si alza, con tutte e due le mani. I ragazzi stanno andando molto bene. Sono contento, a parte Matteo che ogni tanto esce fuori bolla. Sì. E adesso me lo passi su tutta la striscia. Allora, cosa hanno fatto? Hanno messo in posa il tappeto erboso già pronto, quindi quello di cui abbiamo parlato prima, hanno srotolato i rotoli pronti, hanno steso prima un velo di stallatico che è, come sappiamo, un ammendante, quindi letame maturo, che serve a migliorare il terreno e ad apportare sostanze organiche, sostanze nutritive, quindi favorirà la radicazione e la crescita dell'erba. Oltretutto usava questo strumento, il frattazzo, che serve per compattare l'erba, cioè meglio far aderire la zolla a cui è attaccata l'erba con lo strato sottostante di stallatico. Questa adesione facilita poi la radicazione del tappeto erboso, quindi è un'operazione doverosa. In seguito andrà effettuata anche magari un'irrigazione per stimolare la crescita. Andiamo avanti. Adesso vi ho dato tutti i riferimenti per poter posare questo prato. Mm-hmm. Adesso dovete stenderlo voi. Mi raccomando, fate squadra come la bucambilla. È il momento della trasformazione vera e propria. Lo Cicero e la sua squadra si prendono un giorno di tempo per rimettere completamente a nuovo il giardino di Ovidio e Michela. Stanno effettuando una serie di interventi di potatura delle siepi, di preparazione delle uole, anzi a tal proposito stanno utilizzando diverse piante arbustive e floreali e vi invito magari a prendere nota anche di qualche specie che può stare bene nel vostro giardino, quindi un ottimo spunto anche per riempire le vostre uole. È dura, ma il risultato sarà fantastico. Dritta. E anche questo è fatto. In un giardino i dettagli sono fondamentali per le piante, ma anche per tutto il resto. Quindi se c'è una tettoia da sistemare, bisogna farla. Ecco, a tal proposito, manutenzione del giardino non significa solo mantenere e curare gli spazi verdi e le uole, ma anche la fornitura, quindi tutte le attrezzature, gli arredamenti da esterno, sedie, tavoli, ma anche recinti, sostegni per le piante rampicanti, vanno comunque mantenuti in buono stato, quindi un'altra serie di operazioni che va fatta per avere un giardino ordinato. Ci siamo quasi. Se il giardino è stato trascurato, l'olivo è stato abbandonato.
Questa è una pianta resistente, però come vedi è una pianta che soffre. Non puoi accettare che questo tronco si rompa con le mani. Quindi tutta questa parte va eliminata e lo faremo dopo. Questo dobbiamo portarlo al legno vivo, eliminando questo tronco, che vedi è vuoto, senti? Quindi levare completamente la corteccia, tagliare questo qua, tagliare questo qua. Quindi iniziamo con quello là, anche più bassi. Ecco, lo interrompo un secondo, perché è vero, una pianta adulta ha sicuramente diverse decine d'anni, però ha anche diversi problemi, purtroppo. In primis, sicuramente per diverso tempo, per diversi anni, non sono stati effettuati interventi di potatura. Adesso stavano proprio andando ad eliminare delle formazioni basali che non servono a nulla. Vanno solo a dissipare le energie della pianta, facendo crescere la vegetazione inutile, perché i ricacci basali non porteranno mai alla fruttificazione e sono oltretutto sintomo, cioè un'eccessiva presenza di ricacci alla base è un sintomo di fatica della pianta, quindi sicuramente c'è qualcosa che non va. E infatti, se avete notato, il legno andava proprio a disgregarsi. Quindi la pianta in questione è sicuramente affetta da carie del legno, ne abbiamo parlato proprio poche settimane fa in un video dedicato e proprio abbiamo parlato della carie dell'olivo, quindi per approfondire ti rimando al video sul mio canale, però quello che andranno a fare adesso è in buona sostanza rimuovere tutte le parti marcescenti, quindi il legno malato, fino ad esporre, come diceva il presentatore, il legno vivo, e a quel punto andranno a trattare il legno vivo con dei prodotti rameici, comunque dei fungicidi che vadano a mantenere sano il legno vivo che hanno esposto. Anche più basso, dai che ci sei. Ecco, questi non portano frutto, questi ricacci, solo ombra la pianta. Vai. Dopo il salvataggio dell'olivo, arriva il momento di buttare giù la muraglia cinese. Ragazzi, semplice, dovete assolutamente sistemare questo lauro ceraso. Quindi delicatamente spuntare, levare le parti di foglie che stanno un po' verso fuori, insomma non sono in regolari con le altre. Capito? Vai, okay. Fatemi vedere. Delicatamente. Oh! Che ho detto? Dicolo! È Namo, no? Mi ha falciato il lauro, ma come si fa? Cioè, è folle, lo ammazzo. Un po' troppo forte? È troppo forte, guarda come hai messo le lame. Così la massacri la pianta. Nicolò forse ha un po' esagerato con il taglio del lauro, andava spuntato e non massacrato, ma dopo la sfuriata di Andrea avrà sicuramente capito. Io adesso vado al vivaio. Mi raccomando, questo è un bel compitino. Faremo il nostro meglio. Va bene? Ci vediamo più tardi. A dopo. Bene, abbiamo concluso anche questa ultima serie di clip. L'ultimo intervento era una semplice potatura di un lauro ceraso, che però non sembrava essere molto semplice per la coppia che veniva mostrata a video. E in buona sostanza il lauro ceraso è una pianta resistente che viene utilizzata per delle bordure, viene utilizzata come siepe perché raggiunge delle altezze considerevoli ed è molto compatta, però ha bisogno anch'essa di alcuni interventi di potatura insomma con una certa frequenza, e l'intervento che stava portando avanti era un po' sbagliato, nel senso che ha inclinato i forbicioni invece di tenerli orizzontali per livellare, diciamo, la pianta, ecco. Quindi è stato rimproverato perché aveva un'angolazione col taglio sbagliata, però per un principiante può succedere e chiaramente poi si sarà sicuramente corretto. Beh, l'auroceraso vi ricordo che è differente rispetto all'alloro, perché l'alloro
ha un'altra morfologia fogliare sicuramente, però è commestibile. Le foglie vengono utilizzate in ambito culinario, mentre l'aura ceraso no, le foglie non sono assolutamente utilizzabili in cucina. Ecco, questa è la principale differenza, oltre a tutte le differenze poi biologiche, ecco, e tassonomiche e così via. Bene, direi che abbiamo concluso con questa ultima serie di clip. Allora, concludiamo anche definitivamente con questa serie di reazioni, commenti a questa serie TV. Io spero che vi sia piaciuta. In linea di massima possiamo dire che comunque, nonostante le diverse critiche che ho letto un po' navigando nel web, è una serie TV che non è poi così male. Ci sono dei consigli che vengono impartiti che sono corretti in linea di massima. Poi può essere un ottimo spunto, soprattutto per i principianti, per vedere quali sono gli errori da non fare, come in questo caso una potatura errata di una siepe e così via. Quindi io ve la consiglio comunque, non vedo tutta questa necessità di accanimento come invece ho trovato in rete. Vabbè, detto questo, io concluderei qui con questo video. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, volete condividere le vostre opinioni in merito a questa serie TV, potete farlo nella sezione dei commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di iscrivervi e lasciare un mi piace e vi do appuntamento sempre qui sul mio canale al prossimo video.